Gli aggiornamenti di Terre, Sapori e Vini, ben ritrovati ancora con noi. Davide Bevione, comune di Farigliano, provincia di Cuneo, e questa è terra di un grande vino che fra poco vi presenteremo, ma tutto a suo tempo. Farigliano però sul confine con quali comuni? Siamo sul confine con Dogliani e Belvedere Langhe, però ci troviamo sul comune di Farigliano. Zona di produzione di dolcetto. Ecco, sì, ci sarei arrivato con calma. Questa signora chiaramente fa vino, è un produttore, ma parleremo anche di ricezione turistica. I vini, cosa produci? Allora, come produzione noi prevalentemente, questa appunto come dicevo è una zona di produzione di dolcetto, sì. Negli ultimi anni il dolcetto nel doglianese ha preso la denominazione di Dogliani e Dogliani Superiore. Vero, quindi... vero. Allora, quando sentite menzionare Dogliani, mi raccomando, sappiate che bevete un grande dolcetto di queste terre. Dolcetto, ma non solo, fai altri vini? No, produciamo anche il Nebbiolo e Barbera, che ecco, sono classici vini. Bene. Però lui non si è accontentato, dice: perché devo fare solo vino? E se coltivassi anche un po' di nocciole? Sì, diciamo che abbiamo diversificato, quindi non avendo tantissima vigna, abbiamo circa 4 ettari di vigna e una produzione di circa 20.000 bottiglie l'anno, ci consente anche di avere le nocciole, in questa zona qui appunto la tonda gentile delle Langhe, e abbiamo circa 8 ettari di nocciole. Senti Davide caro, vino, nocciole e poi ricezione turistica. Esatto, perché a questo abbiamo anche diversificato e quindi abbiamo aggiunto all'azienda agricola e alle nocciole tutto quello che concerne l'agriturismo, sì, sì. Quindi abbiamo anche l'agriturismo ristorativo e ricettivo, quindi abbiamo sia delle camere e degli appartamenti, che gli appartamenti per chi vuole soggiornare di più e quindi anche delle settimane, e la parte ristorativa chiaramente per chi ha poi piacere di fermarsi. Abbiamo visto un po' tutta la tua realtà, se mi lasci, se me lo consenti, c'era uno che diceva mi consente una volta, se me lo consenti io andrei da tua moglie Antonella perché ha preparato un sacco di cose buone. Certamente. E allora vado a mangiare. Oh, prima bevo però. Detto fatto, eccomi con Antonella Pezzella, che è la moglie chiaramente di Davide, con una tavola imbandita con ogni ben di Dio. Cara Antonella, dobbiamo essere purtroppo molto veloci, ma dobbiamo dire tutto. Partiamo da destra? Partiamo da destra. Vai, vai, elenchiamo. Allora, per iniziare abbiamo fatto dei tomini conditi con cipolle caramellate, le nostre salse classiche, quindi bagnetto verde, rosso e la cugnata. Oh. Poi ci sono due secondi abbastanza classici, sì. Diciamo, e abbiamo della rolata di coniglio alle prugne ripiena e poi uno stinco di vitello al cioccolato. Hai visto? Sì. Non siamo in ordine da menù, ma siamo in ordine di posizionamento sul tavolo. Posizionamento. Formaggio e formaggi sono alla questi grande. Tipici qua del Morregalese, quindi sono diverse tipologie di tome del territorio assolutamente, e quindi del salame di trota con della mousse sempre anche fatta con In provincia di Cuneo trovate diverse produttori che fanno le trotte affumicate, i filetti, io ne conosco alcuni che hanno dei prodotti straordinari e so che è molto buono. Infatti. Il tagliere degli affettati. Il tagliere degli affettati è quello classico con del lardo di Cuneo, della salsiccia di Bra e del salame cotto. Bene. E poi abbiamo fatto un classico, il peperone con una salsa tipo quella tonnata, che è fresca per questo periodo. Certo, certo. E poi invece passiamo a del... Ecco, qui ci dilunghiamo un pelo. Perché ti ho visto friggerle qua. Sì, un mini fritto misto di verdure di stagione, a seconda della stagionalità facciamo verdure diverse. In questo caso hai gli asparagi. Sì. I fiori di zucchino. I fiori di zucchina in pastella e i fiori di zucchina ripieni. Ok. Poi c'è due tipologie di formaggio, abbiamo fatto una toma di Murazzano e del Raschera e poi dopo ci sono dei classici, il semolino dolce. Il semolino, quello che chiamano frittura dolce mi pare, esattamente, no? Esattamente, sì. La carne cruda di razza piemontese. Carne cruda di razza piemontese, abbiamo fatto un rotolo diciamo di carne, tipo un rollè carne cruda per farlo un po' diverso, e poi invece il classico con del tartufo nero. Ecco, una bella grattatina di tartufo nero. Ho visto periodo. Fare il rotolo, è un sushi nostro. È un sushi di carne. E poi c'è una particolarità, questa qui, ecco, che è interessante, me la racconti? Perché ho visto prepararla. Sì, questa qui è una cocotte di uovo che praticamente viene... Dimmi come la fai, ecco, veloce, come la fai? La faccio veloce, allora si monta un po' l'albume dell'uovo, dopodiché si unisce il parmigiano, la panna e un pochino di mascarpone.
Poi si fa a 190 gradi in forno per 6 minuti in modo che il rosso dell'uovo non diventi troppo solido. Certo. E poi diciamo nel periodo di ottobre è eccezionale con il tartufo bianco, ma anche col tartufo nero si presta molto bene. I vini sono quelli di Davide, ti do l'opportunità di dire ancora una cosa, ricorda dove siamo, dai, qui siamo all'agriturismo? Siamo all'agriturismo Bevione in località Spinardi a Farigliano. Terre, sapori e vini.